Eccessi di velocità, sorpassi azzardati, mancanza di documenti. L'ordinanza anti-caos sulla statale Regina non c'è e nel fine settimana, in assenza anche dei movieri, la prefettura ha disposto maggiori controlli delle forze dell'ordine per pattugliare la strada e ridurre i problemi per il traffico e per la sicurezza. 30 i mezzi controllati nel fine settimana e 10 le sanzioni. Gli agenti della polizia stradale sono inoltre sulle tracce di un motociclista fuggito all'Alta d'Argenio nella giornata di ieri. I controlli, come disposto dal prefetto Andrea Polichetti, coinvolgono nel fine settimana la Polizia di Stato, i Carabinieri e le pattuglie delle polizie locali dei paesi attraversati dalla Regina. Nelle ultime settimane il traffico è notevolmente aumentato nei fine settimana e anche gli ultimi giorni, nonostante il meteo incerto, non hanno fatto eccezione. La Polizia Stradale di Como, impegnata con 4 pattuglie, nel fine settimana ha controllato 30 veicoli, 10 le sanzioni accertate, in particolare eccessi di velocità, sorpassi vietati, mancanze di documenti e delle revisioni dei mezzi. Gli agenti hanno ritirato 3 carte di circolazione, decurtato 18 punti delle patenti e sottoposto 3 veicoli a fermo amministrativo. Nella giornata di ieri per i controlli è intervenuto anche un elicottero della Polizia di Stato del gruppo volo di Milano Malpensa, impegnato a osservare dall'alto eventuali criticità e orientare al meglio il servizio. Accertamenti su un motociclista che ieri alle porte di Argenio non si è fermato all'alto della Polizia Stradale e ha proseguito la sua corsa in direzione di Como. Gli agenti, con il supporto delle telecamere di sorveglianza e di lettura targhe e delle immagini dell'elicottero della polizia, sono sulle tracce del centauro. Rischia una sanzione fino a 5.000 euro e la decurtazione di 10 punti della patente, oltre alla denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.